Molti pensano che il Papa, quando parla, invada un terreno non suo. Io in questa enciclica lo hanno detto in diversi, ma credo che in generale lo dicono, per esempio, in rapporto ai problemi dell'affettività, della coppia, della sessualità. Io penso che la persona, ogni persona che legge, che ascolta delle opinioni, in questo caso anche autorevoli, ha una sua coscienza e con essa può leggere, valutare, discernere, eventualmente rifiutare o accettare. Ma chiudere la bocca al Papa credo che sia un atto di non democrazia che non dovremmo neanche sollevare, perché il Papa ha il diritto e il dovere di parlare e in genere lo fa non azzardatamente, ma lo fa dopo aver ascoltato e raccolto tutto ciò che in un determinato periodo e nella cultura dell'epoca si produce su quell'argomento. Certo, il Papa ha, diciamo, una presa diretta per quel che riguarda il Vangelo, ma indirettamente il Vangelo entra nel nostro tempo e quindi ci sono tutti gli argomenti dell'oggi che non si trovavano ai tempi di Gesù e che richiedono una mediazione. Lui la fa servendosi di tanti aiuti, non è il Papa che scrive tutto, anche se il Papa firma, tutti sanno che si fa aiutare da tanti consiglieri ed esperti di differenti settori. Poi lui valuta, fa un discrimen di tutto, firma perché si prende la sua responsabilità e dice la sua. A ciascuno di noi leggere, recepire, rifiutare, accettare, ma credo che abbiamo comunque il dovere di confrontarci in coscienza con quello che lui dice.